Ben ritrovati cari amici, Gabriele Formenti in vostra compagnia anche in questo mercoledì 28 luglio 12:16. Grazie per averci scelto anche quest'oggi. Oggi una puntata speciale a suo modo, perché è dedicata alla figura di Astor Piazzolla. Perché dedichiamo la puntata ad Astor Piazzolla? Perché oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare in anteprima un disco che sarà pubblicato quest'autunno, proposto dal duo Mariachi. Duo Mariachi con Davide Cattaneo al clarinetto e Stefano Bollani alla chitarra, un caso di omonimia questo veramente sorprendente. Parleremo peraltro con gli artisti intorno alle 13:40, quindi in conclusione di puntata. Parliamo di questo disco d'esordio veramente molto bello, dedicato a Piazzolla, quindi trascrizioni da alcuni brani piuttosto famosi, l'Histoire du Tango, che è originale, voi sapete, per flauto e chitarra, e poi le quattro stagioni che anche Piazzolla scrisse seguendo un po' il modello, il falso modello di Antonio Vivaldi. Due parole velocissime su Astor Piazzolla, ma avremo modo poi nel corso della puntata, credo, di dire ancora qualcosa. Nacque da genitori di origine italiana, forse non tutti lo sanno, e si trasferì poi con la famiglia nel 1925 a New York, dove visse fino all'età di 16 anni. Conosciuto nella sua terra natale come El Gran Astor o El Gato, il gatto, per la sua abilità e ingegno, è considerato il più importante musicista di tango della seconda metà del XX secolo. Si dice che in Argentina tutto può cambiare tranne il tango, e Piazzolla ha infranto questa regola. La sua musica ha ottenuto consensi però prima in Europa e in America che nel suo paese. Infatti il nuovo tango incontrò parecchie resistenze nel suo paese. Piazzolla è comunque un musicista di formazione, possiamo dire, in parte classica. Studiò infatti a Parigi con Nadia Boulanger. La sua musica presenta elementi fugati, cromatismi estremi, dissonanze, elementi del jazz, insomma una modernità incredibile per un genere che aveva tantissima tradizione. La rivalutazione da parte dei musicisti classici di Astor Piazzolla avvenne a partire dal 1980, quando alcuni suoi lavori incominciarono ad essere eseguiti da musicisti di formazione classica. Si ricorda in particolare il Kronos Quartet, che commissionò Five Tango Sensations nel 1989. Ma incominciamo subito l'ascolto, amici, assieme all'ensemble, al duo Mariachi, da questo disco Blanco y Negro. Da Histoire du Tango ascoltiamo Bordel 1900 e Caffè 1930 con Davide Cattaneo al clarinetto e Stefano Bollani alla chitarra.
avete ascoltato.